Aurelio Massacci, organizzatore del torneo di calcio a 5 di San Nicolò. Come si crea e come si mantiene negli anni un evento storico per la comunità sannicolese? Allora, io sono uno degli organizzatori insieme a tre miei cari amici che sono Massimo Sposetti, Alfonso Savini e Stefano Baghetti. Siamo in quattro che dal 96 al 2000, al 2003 abbiamo organizzato questo evento a San Nicolò che durava sempre per un mese. E dopo 13 anni ci siamo... ad aprile ci siamo messi in mente di rifare una manifestazione importante per San Nicolò e così una sera incontro al bar ci siamo detti di provare a fare questa cosa. Diciamo che abbiamo avuto anche un buon siamo stati anche consigliati dal nostro amico che è il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che ci ha consigliato proprio di fare qualcosa, perché San Nicolò è una città che una cittadina che merita qualcosa di importante. E ecco, è nato così questo torneo, è rinato così. Stiamo facendo questo torneo, siamo alla fase finale, domani e dopodomani ci saranno le semifinali e domenica ci sarà la finale, le finali della categoria amatori e dilettanti. Noi vogliamo ringraziare tutti i sannicolesi che ci stanno dando apporto, che sono ogni giorno sentiamo proprio la loro vicinanza, perché veramente abbiamo ricreato qualcosa di carino e nonostante la prima settimana di tempo brutto i sannicolesi erano presenti, quindi devo dire che bisogna ringraziarli. L'evento sta andando a gonfie vele, siamo contenti e speriamo bene. Sindaco D'Alberto, un'altra serata del torneo di calcio a 5 di San Nicolò, quale lei ovviamente ha anche un sentimento particolare, qual è l'importanza di questo evento? Ma è un evento innanzitutto che torna, perché insomma è un evento che costituiva un appuntamento fisso a San Nicolò fino a qualche anno fa, quindi già che si è tornati a celebrarlo, a svolgere questa partita, ha un valore di per sé importante, che come diceva lei comunque è legato alla frazione, ai tornei di calcetto che vengono organizzati qui, e anche quest'anno, diciamo così, anche con il nuovo torneo, il torneo che è ripartito, vediamo come tanta gente partecipi quotidianamente. E poi c'è questa Juve Milan che è tradizionale, a cui ho sempre assistito da spettatore fin da bambino, diciamo che adesso gioco solo perché faccio il sindaco, non avrei mai giocato questa partita.